Ciao a tutti amici di EveryAI, ben ritrovati. Siamo qui con un gioco che devo dire è abbastanza atipico. Io lo sto anche trattando in forma scritta su un articolo che arriverà brevissimo. Granblue Fantasy Versus, gioco che non è ancora disponibile in versione europea, quindi abbiamo utilizzato un piccolo workaround per offrirvi un'anteprima. Il gioco non ha, come stavo dicendo, una data d'uscita europea, ha quella americana che dovrebbe essere intorno al 7 di marzo. No, 3 di marzo, qualcosa del genere. Amazon dice che arriverà il 27 marzo in Europa. Tuttavia, c'è la possibilità di acquistare il gioco in versione Hong Kong e avere accesso alla lingua inglese comunque. Non in versione giapponese, in versione Hong Kong, perché il gioco è già disponibile in Asia. Quindi, con la versione Hong Kong c'è questa sorta di workaround che vi permette di utilizzare comunque il prodotto in full English. In inglese e accedere al matchmaking comunque anche europeo perché i server sono unici. Quindi se si gioca con un europeo, essendo P2P, te ne freghi fondamentalmente del fatto che il gioco è giapponese o è in versione giapponese o in versione asiatica. Allora, se guardate il titolo della live, io ho chiamato la live un picchiaduro per tutti. Vi consiglio fortemente di leggere l'articolo che uscirà a giorni. Il mio articolo, la mia recensione più che il mio articolo, perché non è approfondimento, ma farò proprio, curerò proprio la recensione di questo titolo, perché parlo di un sacco di aspetti interessanti, che secondo me sono veramente da tenere d'occhio e dovrebbero essere sfruttati nei prossimi picchiaduro, secondo me, perché sono veramente belli. E parlo, dico belli perché sono belli per i principianti. Sono utili anche per gli esperti, però il modo che ha questo titolo di far imparare i picchiaduro ai principianti, a me da insegnante piace molto. Allora, cosa ci porti oggi? Non è un RPG, no, questo è un picchiaduro basato su un RPG. Ciao Barone, ciao Luca, ciao Neblis, ciao Re dei Popcorn e ciao Joe Arrow. Quanto c'è di Guilty Gear in questo gioco? Assolutamente niente. Questo non è un gioco alla Guilty Gear, questo è un gioco alla Street Fighter. Con delle animazioni che io preferisco sinceramente a Street Fighter. Ve lo spiego in brevissimo, ripeto, poi nella recensione troverete tutto quello che vi sto per dire in forma scritta. Questo picchiaduro ha delle regole molto 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 strane. A livello di gioco neutro, sembra a tutti gli effetti uno Street Fighter, come potete vedere. Ci sono meno tasti rispetto a uno Street Fighter, ma come feeling è esattamente uno Street Fighter. Senza troppi giri di parole. Il discorso, la parte user friendly, è legata più che altro al discorso del meter management e al discorso delle combo. Non è assolutamente un anime fighter, perché voi da un anime fighter vi aspettate caoticità estrema, mentre questo gioco è tutto fuorché caotico. È proprio uno Street Fighter. Io critico sempre quelli che dicono: "Ah, questo è un picchiaduro, è un ennesimo Street Fighter." Quando è riferito a titoli, per esempio, come Tekken o come Dragon Ball Fighters. Per Dragon Ball Fighters l'ho sentito tanto e mi ha triggerato tantissimo. La gente che dice: "Eh, ma questo non è Xenoverse, questo è un altro Street Fighter." Non c'entra assolutamente un tubo con Street Fighter, Dragon Ball Fighters, ma questo titolo sì. Questo titolo è molto simile. Che cosa succede a livello di accessibilità? Adesso ascoltatemi bene perché è una cosa molto interessante. Allora, guardate bene la user interface, ok? È molto semplice da capire. Abbiamo la tipica barra dell'energia che, se avete giocato anche a Street Fighter in sala giochi nel 92, saprete che cos'è. Al finire della barra di energia il personaggio muore e perdete il round. Quella che c'è sotto è la barra della super, che serve soltanto a quello. Quando ce l'avete potete fare la super, che è questa. Ho sbagliato. Quando avete la barra dell'energia quasi alla fine e la barra della super, potete fare quella che in sala giochi avremmo chiamato la ultra per differenziarla dalla super. Tra l'altro, notate le animazioni che sono bellissime. Quindi, due super. Una quando avete semplicemente la barra della super al massimo, quella dove c'è scritto 100%, e l'altra che si sblocca quando avete la barra della super al massimo e poca energia. Stop. Niente di difficile.
Le iconcine che vedete accanto sono i cooldown, sono le mosse speciali che avete e servono a gestire i cooldown. Vi spiego come funziona. Questa è una cosa molto 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 interessante. È un grosso passo in avanti per la user friendliness del gioco. Allora, vi spiego. Questo gioco ha delle motion simili a quelle di Street Fighter. Anzi, direi in tutto e per tutto uguali. C'è un personaggio che ha le stesse identiche mosse di Honda di Street Fighter, proprio come esecuzione. Guardate il mio personaggio, è per esempio un Presaro. Potete vedere, tra l'altro parleremo anche di un'altra cosa, potete vedere che la presa, per esempio, un 360 come Zangief, la testata ha lo stesso input della Dokken, quindi giù avanti, quarto di giro in avanti. Che altro? Il Lariat, il braccio teso, ha quarto di giro indietro. Quindi queste mosse funzionano a questa maniera qui. Il discorso è questo. Avete due modi di eseguire le mosse. Il modo principale è quello alla Street Fighter, quindi quarto di giro, quarto di giro. Poi c'è un altro modo che io chiamerei alla Smash. Avete presente Smash, dove per eseguire una mossa speciale basta premere un tasto e una direzione? La direzione la trovate sulle icone. Guardate le icone. Abbiamo la prima icona con la direzione indietro. Quindi premendo R1 ed indietro si ottiene la mossa. Il problema è, questo è molto user friendly, perché se per esempio pensiamo alla presa, è molto molto difficile eseguirla per un principiante. Quindi premendo soltanto direzione più tasto, diciamo che anche un principiante riuscirebbe a farlo. Il problema è che utilizzarle con i tasti shortcut darà alle mosse un cooldown. Sì, sarebbe come i tasti semplici di Tekken. Una direzione più R1. Quindi giù R1, avanti R1, indietro R1. Stop. Però se li fate con la motion semplice, le mosse hanno più cooldown rispetto a farle manualmente. Quindi è utile per chi sta cominciando, ma avvantaggia anche gli esperti, che hanno la possibilità di scegliere diverse intensità. Posso scegliere se farla con il tasto leggero o con il tasto medio. E ovviamente hanno la possibilità di utilizzarle più spesso perché il cooldown è inferiore. Ok? Quindi, motion facile, cooldown. Motion normale o difficile, senza cooldown. Ok? Quello che succede è che se utilizzate il tasto cerchio, abbiamo questa versione illuminata, che è la versione Meter Burn, che fa più male o ha delle proprietà particolari. Questa mossa qui consumerà il cooldown comunque, quindi non potrete spammare mossa X. Non ci sono barre nella serie Street Fighter o in Mortal Kombat o che dir si voglia, nella maggior parte dei picchiaduro, utilizzare una mossa X consuma un po' di barra. Qui le barre non ci sono, è tutto molto più semplice. Semplicemente utilizzare una mossa X la mette in cooldown. Guardate, vedete che diventa ingrigita? Quindi non posso utilizzare più quella mossa dopo aver utilizzato la mossa X corrispondente. Allora, Nesira, ogni personaggio ha 4 mosse. 3 di queste mosse possono essere utilizzate con i comandi... Anzi no, che cavolo dico? Tutte e 4 le mosse possono essere utilizzate con i comandi speciali. Quindi abbiamo... Ogni personaggio ha 4 mosse, quindi... Indietro R1, giù R1, avanti R1, su R1, come in Smash, basta. E quelle sono le mosse. Non disabilita niente. Il discorso è, hai più cooldown sulle mosse, quindi ci mettono più tempo a ricaricarsi, e non puoi utilizzare le varie versioni. Quindi ho soltanto questa. Questa è la versione piccola, la versione leggera. Se invece faccio la motion come si deve, posso fare la piccola, posso fare la media... E posso fare la X, che mi danno più possibilità di combo. Si può anche utilizzare un mix tra le due. Per esempio, io non sono bravo con la 360, non riesco a fare un 360 gradi con il pad. Per la presa utilizzo su R1. E per il resto, le altre mosse le faccio manualmente. Quindi si può anche utilizzare un compromesso tra le due. Non necessariamente bisogna fare solo mosse semplici o solo mosse complesse. Magari la mossa che non riesci a fare o che hai bisogno di fare più velocemente la fai con il comando semplice.
Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la semplicità dei tasti. Allora, i tasti sono 4 invece che 6, come su Street Fighter. E prendono spunto da Dragon Ball, anche se hanno un po' di differenze. Abbiamo l'attacco leggero, quadrato. Io parlo in termini di PS4, perché il gioco è solo su PS4. Quindi, quadrato, triangolo, attacco medio. E cerchio, attacco forte. Stop. Anche con R1, come si eseguono tutte le versioni? La media come la fai? Comunque, andiamo avanti, poi quando mi risponde Omega ne parliamo. Dicevo, abbiamo 4 tasti, leggero, medio, pesante e attacco speciale. L'attacco speciale, se avete giocato a Fighters, è quell'attacco che è praticamente l'esplosione di Ki. Tutti gli attacchi a distanza in Fighters erano gestiti dalla X. Qui è un po' diverso il discorso, è più bello secondo me. Perché ogni personaggio ha una caratteristica particolare che può essere utilizzata premendo il tasto X. Per esempio, questo personaggio qua fa questa presa in avanti, che è devastante perché può portare delle combo incredibili. Per esempio questa. Se riesco a farla. Come vedete ho tolto tipo il 70%. Quindi lui ha questa... Lui lei, perché mi sa che è una lei, dovrebbe essere chiamata con termini femminili, ha questa possibilità di fare questa presa qui. Ci sono altri personaggi, per esempio c'è lo Wayne che si cura premendo la X. Ogni personaggio premendo X fa una cosa diversa, che è in linea ovviamente con il suo personaggio, che è un po' più vario del semplice Ki Blast di Dragon Ball Fighters. Per il resto, le combo si eseguono generalmente, 90% dei casi, quadrato, quadrato, quadrato special, la combinazione leggera, triangolo, triangolo, triangolo special, che è quella media. Ovviamente la special può essere di tutti i tipi, quindi può essere la versione leggera, la media, la forte, poi a seconda del personaggio, oppure cerchio, 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 che è la combinazione più forte. La combinazione più dannosa, ma anche più lenta. Basta. Non si può fare come in Fighters, ad esempio, quadrato, quadrato, triangolo, per dire. No, siete vincolati a fare o quadrato, 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 o triangolo, 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 o cerchio, cerchio, cerchio. Basta. Questo è l'unico modo di effettuare le cosiddette target combo. Quindi è come se fosse un Fighters, ma soltanto con le autocombo. Ci sono anche i link, per esempio, vedete, qui sto facendo... pugnetto, pugnetto, spazzata. Quindi è un link, diciamo, proprio alla Street Fighter, che richiede un tempismo particolare. Però generalmente si può iniziare benissimo facendo 3 volte lo stesso tasto con una qualsiasi special, e funziona con il 90% dei personaggi. Ovviamente all'angolo ci si può un pochettino più sbizzarrire, però generalmente è così. Io entro con il salto, 1, 2, 3, special. Questo sono il 90% delle combo a metà schermo. I più bravi si sbizzarriranno all'angolo. Per esempio con questa. Questa è una combo un po' più complessa. Ma neanche tanto, perché questa diciamo che è una combo avanzata. Però se la vogliamo analizzare, io faccio semplicemente cerchio, cerchio, cerchio e giù indietro cerchio per lanciare il mio avversario all'angolo, ok? Poi faccio semplicemente giù triangolo testata. E poi triangolo, triangolo, presa aerea. Cioè, niente che non si possa risolvere in mezz'ora di allenamento, eh. In che senso non sono riproducibili in manuale? Devi essere più specifico. Cioè, anche queste combo qui sono davvero semplici. Riguardo il lato anime, diciamo, a parte queste target combo, ritorna il super jump, che c'è anche in Fighters, che si ottiene in questo modo premendo giù-su. Quindi giù-su si ottiene questo salto che è più alto. Serve più o meno a cambiare la traiettoria del salto. Basta. Non c'è praticamente altro da sapere sul gioco.
Quindi se vogliamo eseguire la super possiamo fare questo per esempio. Ecco, forse la super è un po' difficilotta da eseguire, ma è l'unica cosa. Bisogna fare giù avanti velocemente e cerchio. Generalmente. Poi ci sono quelli con giù indietro. La diva in particolare ha doppia 360 per fare questa. Premendo uno per uno tutti i tasti. No, Jet D, tu puoi fare soltanto... Allora, le combo che partono dalle target... Cioè le combo, diciamo, automatiche, sono quadrato, quadrato, quadrato. Triangolo, triangolo, triangolo. E cerchio, cerchio, cerchio. Stop! Non puoi fare quadrato, triangolo. Perché ti continua la combo con quadrato. Volendo lo puoi fare, ma non ha senso. Cioè fai quadrato, quadrato, quadrato e stai a posto. Basta. Sapendo queste cose potete già iniziare a giocare. Poi ovviamente ci sono delle combo un po' più complesse, ma ripeto, niente di che. Tutta la bravura la fa essenzialmente la gestione dei cooldown, che è importante, perché se voi... Mettiamo che volete utilizzare la testata gialla, chiamiamola così. La testata Meter Burn, la testata X, come volete. Poi entrate, mettiamo che entrate in combo. Non vi ricordate che avete utilizzato la testata, che la testata in cooldown, provate a farla in combo, la testata non vi esce. Perché è in cooldown. Vi esce la testata normale, sbagliate la combo. Quindi vi dovete sempre ricordare, questa è la cosa più difficile, quali mosse sono in cooldown perché le avete utilizzate. Basta. Il resto è tutta strategia. Diciamo strategia, diciamo gioco neutrale. È estremamente semplice. Poi un'altra cosa bellissima. Guardate, nelle command list non soltanto vi viene detto il comando per fare la mossa. C'è un mini video, questa è una cosa veramente bellissima che secondo me tutti i picchiaduro dovrebbero fare. C'è un mini video che vi fa vedere la mossa su schermo e soprattutto c'è una descrizione che vi spiega come fare la mossa. A che cosa serve la mossa? Quando la dovete utilizzare? Per esempio, guardate, questa è la presa d'amore, perché questo personaggio è tutto basato sull'amore. Allora, avanza in avanti prima di fare la presa. Ha uno startup abbastanza lento, quindi è più efficace da usare... dalla distanza piuttosto che a distanza ravvicinata. Quindi vi sta dando consigli effettivi su come utilizzare la mossa e vi fa anche il video dimostrativo. Diciamo che è un po' rudimentale, però come inizio non c'è male, se vogliamo rendere i picchiaduro più inclusivi. E vanno resi più inclusivi con tutorial in game, cioè è il gioco che ti suggerisce come utilizzarla. Diciamo che questo è uno svantaggio perché toglie il lavoro a quelli come me che fanno le guide. Però chi se ne frega, cioè se è in vantaggio di una maggiore diffusione del genere, a me va benissimo. Vedete, per esempio, la testata. Esegue una testata che può anche negare i proiettili. Quindi questa è un'informazione che anche a un giocatore esperto che si approccia al gioco serve. Quindi, per esempio, con il triangolo, la versione media ti dice... ha più recovery ma è più lenta, quindi è più lenta ma ha meno recovery, ha una recovery più veloce, recupera più velocemente anche se è parata. Invece il cerchio è più veloce e permette di combare dopo, fare un follow up. Queste sono tutte informazioni che trovate in gioco, quindi immaginate in prospettiva una command list del genere con delle spiegazioni in italiano, cioè una figata. Nell'ad vedi anche i burn CD avversari? Sì. Che altro? Vabbè, ti spiega tutto. Come vedete ci sono un sacco di spiegazioni. Ma tante, tante, tante. C'è tutto, ci sono tutte le informazioni. Peccato che manchino i frame. Questo è un vero peccato. Però basta, io non ho altro da spiegarvi. Non ho altro da spiegarvi.
Quindi direi che andiamo a menare un po' di botte. Andiamo in lobby, che ve la devo far vedere, che è fantastica. Ve l'ho già fatta vedere in beta, ma è bellissima. Ve la devo far vedere di nuovo. La adoro, il sistema di lobby io lo adoro assolutamente. È una sorta di evoluzione di quello di Fighters, mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Andiamo in Europa, come vedete mi posso collegare al server europeo, ovviamente in Italia non ci sarà nessuno, infatti zero. Stanno tutti in Inghilterra, anche in Inghilterra si soffre un po', eh. Attenzione, in Francia il nulla. Ovviamente non essendo ancora uscito in Europa il gioco, i server sono un po' vuoti. Considerato che c'è anche gente che sta giocando in Ranked. E ho capito, Nesira, ma se te li spiega il gioco. Cosa ne penso, JetD? Penso che non l'ho provato ancora bene per poter esprimere un giudizio. Ciao, Passerotto. Allora, questa è la lobby. Questa sorta di dirigibile con i cabinati. Questo è il mio avatar. Che cosa succede? Qui ci sono dei cabinati liberi. Io mi siedo al cabinato e aspetto che qualcuno mi sfidi. Questo è il cabinato multiplo. O aspetto che si liberi e mi siedo al posto di qualcuno, oppure mi siedo ad un cabinato libero e aspetto che qualcuno venga a sfidarmi. Questo mi ricorda troppo le sale giochi. Se fosse per me, io metterei questo sistema di lobby in qualsiasi picchiaduro, perché è la cosa più bella del mondo. No, Azeras fa schifo. Te lo dico in maniera molto... molto pratica. È fatta male. Purtroppo, lo dico con la morte nel cuore. Vediamo. Perché poi, capito, si creano anche le cricche, cioè dei gruppi di persone che si ammassano su un cabinato. È bello, è bello. Ma della storia io non ci ho capito molto, perché bisogna andarsi a informare. Bisogna guardare l'anime, cioè presuppone un po' troppa roba, io non ci ho capito un tubo. E qui arriviamo alle note dolenti, ovvero la componente online. Purtroppo, chi si aspettava un buon netcode rimarrà deluso, perché il netcode è essenzialmente quello di Dragon Ball Fighters, che non è un bene. Non è preso da un anime, è preso da un gioco mobile, da un RPG mobile, che è anche diventato un anime. Non è che improvvisa, è basico. Yeah.
Vabbè. No, Azeras, peccato che non. Peccato che ti sei collegato soltanto adesso, perché ne ho parlato abbondantemente. Forse il gioco più user-friendly che c'è a livello di picchiaduro. È veramente semplice. Lo so, Max, lo so. C'è qualche personaggio paragonabile ai mitici Ryu e Ken? Assolutamente. Ci sono tutti i personaggi del classico Street Fighter a livello di archetipo. No, è semplice semplice, Azeras. Ma è quasi banale. Il roster lo trovo equilibrato, sì, però è piccolo, ci sono soltanto 11 personaggi. Here it comes.
Wow. Bella partita, tra l'altro, per cominciare. Il discorso del netcode non è che non è malvagio il netcode a livello di online. È il compitino, cioè uno si aspetta un netcode al passo coi tempi. In realtà quello che si ha è il tipico netcode di lei, dei vari Dragon Ball Fighters, Guilty Gear, Blaze Blue. Basta. Ci si aspetta molto di più. Allora, rispondiamo alle domande. Si è seduto qualcun altro? No, è la stessa persona. Guardate, puoi vedere il colpo che entra e confermare. No, io faccio quadrato, 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 entro, se entro, confermo. Secondo te è meglio iniziare con questo? Allora, questo gioco è il gioco migliore in assoluto con cui iniziare, perché il tutorial è fatto benissimo. Ci sono pochi personaggi, quindi non c'è tanto da imparare. Il sistema di gioco è facilissimo, ci sono gli input facili per iniziare a giocare. Ecco, questo per esempio, per chi mi chiedeva, il mio avversario è il Ryu del gioco. È il Ryu di Granblue. Ha un proiettile, che è come la Hadouken, e un anti-air come lo Shoryuken. Believe in victory. I personaggi sono pochi, ma sono molto molto vari, cioè hanno, ognuno è differente dagli altri. Ecco, questo è lo Shoryuken di cui vi parlavo. Questo è facilissimo, Helsing. Prova questo gioco, Vine. Se lo è su PC, brutte notizie, perché mi sa che questo sarà esclusiva PS4. Sì, Nesir, è vero. Cioè, è bellissima questa cosa della sala. Vabbè, voi se non avete avuto esperienza in sala giochi,
non riuscirete ad apprezzarlo, però il fatto che ci sia qualcuno che fisicamente si siede vicino a voi nella lobby per iniziare a giocare con voi mi ricorda troppo negli anni 90 quando qualcuno si sedeva fisicamente, inseriva il gettone per entrare come secondo giocatore. Sembra una cavolata, ma mi fa scattare la nostalgia pesante, cioè è fantastica questa cosa. Lo so, è strano, perché ultimamente tutti i picchiaduro sono su PC. Believe in victory. Battle 1. Engage. Bravo. Miglior picchiaduro 2D degli ultimi tempi. Dipende se vuoi una community online sana o se vanno anche bene giochi che non sono praticati. In modo pratico ti dico Street Fighter, ma semplicemente perché ci gioca un sacco di gente. Perché invece se dovessi andare su giochi belli ma vecchi, magari non trovi nessuno con cui giocare. Quindi se tu mi chiedi un consiglio pratico, ti direi Street Fighter, perché il gioco non sarà il migliore, ma è il più... come si dice, il più praticato, il più attivo online. Altrimenti ti direi Street Fighter, ma 4, non 5. Mamma mia, come mi ha preso, era morto lì. Era morto, era muerto. Ciao Misto, verrà supportato a dovere, loro lo supporteranno, però non so che successo possa avere in Europa, e onestamente penso poco. A livello di supporto da parte della casa di sviluppo ci vogliono investire tantissimo, hanno fatto un torneo con non so quanti soldi in palio, cioè stanno organizzando, a testimonianza che ci credono. Guardate che danno malefico. Boom! Al contrario del personaggio che ho affrontato prima, questo personaggio lo conosco benissimo. Quindi la vedo molto amara. Tra l'altro mi piace molto questo matchup, Gran contro la diva. La vedo proprio male per il mio amico qui. Molti titoli con mercato incerto non hanno mai visto gli scaffali da noi, ma sono molto apprezzati sul PlayStation Store. Lo so. Però quando si tratta di picchiaduro, se non hai gente online, è un bel problema, eh.
È un bel problema. Vabbè, ma non devi preoccuparti dell'Italia, Maxuken. Devi preoccuparti dell'Europa. Perché sì, magari non avere... anche avere, per esempio, 10 persone italiane con cui giocare, va bene. Perché puoi giocare online anche con europei. Il problema è se neanche in Europa se lo caga nessuno e non trovi nessuno. Per esempio, come... come per Samurai Showdown. Vi ricordate quando ho fatto Samurai Showdown? Era frustrante, io ho dovuto smettere di portarlo su Every Eye perché passavo live di 2 ore in training mode senza giocare contro nessuno. Ed era frustrante, perché non c'era nessuno con cui giocare, neanche in Europa. Non importa, il mercato italiano poi è talmente piccolo che non importa. L'importante è che sia praticato a livello europeo, ragazzi. Questo è molto più duro da affrontare. Vedete? Mi dà molti più problemi questo. Come mai non ci sarà Mortal Kombat a Levo? Perché Levo andrà su ESPN, che è una partner di Disney, e Disney non vuole decapitazioni su stream che sponsorizza lei. Molto semplicemente. Io non riesco ad affrontarlo questo personaggio, un macello. Ah, cavolo! Sbagliato, ho fatto un erroraccio. No, devo temporeggiare. Ce l'ho fatta. Cavolo di Badile questo Vaseraga, oh. Mamma mia. Vabbè. È tosta proprio. Tosta, tosta, tosta. Come faccio ad aggirarlo? Ah.
Morto? Morto. The biggest difference just between you and me. Believe in victory. Battle one. Engage. Great. Not in the door. No. Not in the door. Preso? Preso! Interessante questo matchup, cioè è carino. Lo so Simok, però mi piace. Mi piace. Che te devo dire? Non mi esprimo. Voglio conferme prima. Voglio prima conferme e poi mi esprimo. Perché pare che sia stato una sorta di fraintendimento con il doppiatore di V di Devil May Cry. Quindi, boh. Vabbè, io mi alzerei e andrei a trovare quest'altro avversario. Guardate, si può cambiare. Mi vado a sedere qui. Quando esce, non ha una data d'uscita in Europa. Quello che stiamo facendo, sia a livello video, sia nell'articolo che penso uscirà domani, è fare un'anteprima. Che è una recensione. È una recensione e un'anteprima allo stesso tempo. Però voi non lo potete comprare, per dire, a meno che non fate tutto il workaround di acquistare la valuta virtuale su PlayAsia e comprarlo dallo store asiatico. Se proprio vi piace, vi fa impazzire, potete farlo, ma uno, non c'è l'italiano. Oddio, non so se ci sarà nella versione finale l'italiano, però non c'è l'italiano. Giocate con la versione asiatica che ha l'inglese. Non c'è differenza di matchmaking, sarà anche compatibile con la versione europea, quindi sta a voi. Ma perché usano tutti sto personaggio oggi? Certo. Allora, la diva è un trans che si identifica come una donna.
Quindi bisogna dire lei, non lui. È uno dei rarissimi personaggi trans dei picchiaduro. Ancora. È proprio donna? E perché i baffi allora? Perché ha baffi e barba? No. Uff. Cavolo, ha già recuperato quella roba, allucinante. Cioè, è una super, non è mica, non lo so. Vabbè. Believe in victory. Battle 1. Engage. Whenever the unjust between you and me, believe in victory. Battle 1. Engage. Nani koko kari? Get ready. Kore wa dou da?
Stein, questo Gran Blu è bello, ma ha dei difetti che purtroppo gli impediscono di elevarsi sopra la media. Però ci sono un sacco di spunti interessanti, secondo me. Soprattutto a livello di semplificazione del gameplay. Ah, ok, d'accordo. Preso. Sto masciando come uno schifoso. Stiamo imparando Vasiraga oggi. La diva non è il personaggio che voglio utilizzare, perché ho messo gli occhi sullo Wayne e vorrei utilizzare lui, perché è un concept molto interessante. Vasiraga versus la diva. Believe in victory. Battle 1. Engage. Wow. Gran Blue esce anche su PC, no? Esclusiva PS4 per ora. Engage.
come faccio ad entrare? Un po' di problemi perché lui ha dei proiettili. I proiettili sono brutti per me. Believe in victory. Battle 1. Engage. Non lo so, dipende dal successo che ha. Sicuramente porterò i personaggi DLC quando usciranno, ma non so con quale cadenza lo riporterò. Vedremo, vedremo quanto se ne parla, vedremo che effetto ha, vedremo quando esce soprattutto. Sì, 27 marzo secondo Amazon. Però non, è, non c'è un'uscita ufficiale. Se andate su Amazon a preordinarlo in edizione europea, vi dice 27 marzo. Ma perché lo hai fatto questa cosa? Perché ha fatto questa cosa bruttissima? Comunque in realtà a me il netcode non è che faccia schifo, eh. Cioè si comporta abbastanza bene online, però ho sentito che contro certi giocatori dai 4 frame in su dà tanti problemi. Poi sicuramente poteva essere migliore, però rispetto per esempio a Smash o a Street Fighter 5, che tra l'altro avrà un aggiornamento domani. Quindi cambierà il netcode a Street Fighter 5 domani, potrebbe essere una cosa epocale. Vedremo che cosa succede. Down.
Battle 2. Engage. Get ready, hon. Great. Ma anche basta a un certo punto. Maledetto. Quanta armor ha? Morto? Sì, morto. Wow. That was beautiful. Volevo commenti veristi. Believe in victory. Battle 1. Engage. Get ready, hunt. Non si può saltare contro questo tipo. Ma sei un bastardo proprio allora. E ogni volta lo fa. Vabbè. Vieni qui. Vieni qui. Nah. Non la sapevo. Non la sapevo questa. Non riesco a riconoscere il tipo di mosse che fa. Perché? Per quale motivo? Madonna, che male. Vabbè. Cambiamo avversario, che mi sono un po' stufato. Inoltre questo matchup è senza speranze proprio. Tutti occupati? Eh sì. Tutti occupati. Questo forse si alza. Forse riesco a sedermi. Ottimo. Gli ho rubato il posto. Ma che sta succedendo? Non capisco.
Percival. Ah, Percival, ecco. Believe in victory. Battle 1. Engage. Oh my, oh my. Che cagata di round, ho giocato malissimo. Ecco, questo è un 4 frame di delay, quindi risulta abbastanza pesante la connessione. Non era ciò che volevo assolutamente. Perché hai fatto l'overhead mentre ti stavo pressando? Vabbè, abbiamo capito. No. Vabbè, cagata mia. Ho voluto troppo. Però sono ancora vivo. Vabbè. Lo stesso discorso di prima. No! Pensavo facesse la sfera di fuoco. Vabbè, la punizione è indecente quella che mi ha fatto. You know, sweetie, I hope you find the kingdom of your... Ah, sono contento che vi sto facendo vedere un po' di personaggi diversi. Diciamo che, come vedete, alla fin fine, anche con 18 persone, ci si può divertire variando i personaggi. Variando gli avversari, scusate. La modalità ranked, diciamo che è anche un no, perché è abbastanza vuota. Si aspettano dai 10 ai 15 minuti per trovare un avversario. La modalità classificata funziona se si trovano avversari a ruota, ma in questa maniera non tanto. Quindi per il momento è meglio andare nelle lobby. Come mi sta sembrando? Ma è buono in realtà, ha un sacco di spunti carini, non è ottimo, buono ma non ottimo, bene ma non benissimo, questo è il mio parere al momento. Risulta un po' troppo blando, se voi vedete le partite, le combo, le cose che faccio, sono sempre abbastanza simili. E anche visto, giocato da dei professionisti, gente fortissima,
non noto una grandissima varietà di, non tanto di combo, ma di situazioni. Ed è un po' legnoso da controllare, devo dire. Ciao Chaos. Come va? Benissimo. Purtroppo la stanchezza si fa sentire, però. Però a livello di, diciamo, allegria, va bene. Non sono mai stato così bene. Questa fa male. Adesso chiederà qualcosa. Vorrei imparare la Wayne. Magari in un'altra live lo imparo e ve lo faccio vedere, perché è veramente bello. I'm sure it'll be a country full of love. Da guardare è sicuramente uno spettacolo questo gioco. A me piace molto 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 dal punto di vista tecnico. Battle 1. Engage. Bravo. Ho preso contro la tipo che... lo so, purtroppo. Intanto do un'occhiata al resto della sala per vedere se si libera un altro posto, così posso cambiare avversario. Ecco, un'altra cosa che non ho capito sinceramente è perché limitare il numero di rivincite a 2 soltanto. Cioè, se io voglio continuare a giocare contro il mio avversario per più di 2 partite, perché mi devo assorbire di nuovo tutto il caricamento, tutta la scelta del personaggio? Non ha molto senso, secondo me, questa cosa. Percival versus la Diva. Cioè, ogni 2 partite bisogna resettare la lobby, necessariamente. Potevano mettere rematch infinite quando uno si stufava. Pace. Believe in victory. Battle 1. Engage. Oh.
Battle 2. Engage. Never ask a lady. Butterfingers. Non ce la faccio. Sto un po' esagerando adesso con la mossa lì. Preso, mi sa che ci lascio. Ciao Demon. Bella. Grande. Cioè a livello, ecco adesso esce, non vuole più fare rematch. A livello grafico, specialmente per gli appassionati di anime e manga, è una gioia per gli occhi. Cioè anche le super, come vedete, sono spettacolari. Scappato via. È letteralmente scappato via il mio avversario, guardatelo. Ma dov'hai? Cioè, sono tutti occupati, mi sa che ti tocca tornare qua adesso. Si sta girando per la lobby in cerca di un altro cabinato. Ma non c'è nessuno, sono tutti occupati. Si è seduto lì, ma sono dispari, sono in tre. Quindi come fa a giocare? Ah, c'è questo qui, lo vado a stalkerare. No! Sono rimasto io da solo, sono rimasto fregato io. E adesso come faccio? Ah, ci sono altri cabinati qui, vediamo. Qui stanno giocando in due. E qui sono anche occupati. Sono rimasto fregato. E adesso? Ci farei anche questa una serie dove spieghi le basi? Io in realtà le basi le ho già spiegate inizio live, non c'è molto altro da sapere, Cioè, se ti riguardi la live e poi ti vai a leggere l'articolo che, ripeto, credo uscirà domani, dipende se ho il tempo di registrare il materiale video, basta, non c'è molto altro che devi sapere. Sì, è fantastica la lobby, è bellissima. Vediamo se si siede qualcuno. Ok. Cioè bisogna letteralmente aspettare che fisicamente qualcuno si avvicini al cabinato e si sieda. È bellissimo questa cosa. Ciao tizio, tutto bene? Non credo che il titolo sia così grosso da fare tutorial in ogni caso. Sì, diciamo che una serie di tutorial generalmente io la propongo se lo sviluppatore è d'accordo, per i titoli veramente grossi. L'ho fatto su Fighters perché Fighters era veramente grosso. E l'ho fatto su Mortal Kombat. Forse lo faccio per Guilty Gear, ma forse neanche Guilty Gear è abbastanza grosso. Per Street Fighter 6 magari è l'unico macro progetto che mi viene in mente al momento. Di lei 10 però, non va bene. Mi chiedo perché questo deficiente giapponese sia nella lobby inglese, europea inglese. Cioè significa che se l'è andata proprio a scegliere. A distanza come lo consideri, di qualche tempo come lo consideri adesso? No, secondo me a livello competitivo è anche carino da guardare. Il problema è che rischia di diventare ripetitivo alla lunga. Down.
Ma perché sto giapponese sta nella lobby inglese? Non capisco. Ovviamente la connessione è ingiocabile perché si tratta di Italia-Giappone, quindi... Quindi mi faccio uccidere perché... Ripeto, non ha motivo di essere qui. Ciao Schiacci, sono la metera che è blastato malissimo l'ultima volta, ma è normale che con questo gioco mi trovo meglio con il controller? Sì, perché non ha un grosso... Non ha una grossa soglia di esecuzione, quindi magari il pad, che sto usando anch'io, tra parentesi, è più pratico. No, non voglio lasciare la lobby, voglio solo alzarmi. Cioè, ripeto, non ha motivo di esistere questo giapponese nella lobby europea. È normale che lagga con tutti. Vediamo se Saya Zian mi concede un ballo. Non giocare con quello. Rimane fregato anche lui adesso. C'è anche scritto JP nel nome. Oh, c'è la bambina. Akuma è Honda, sì. Ecco. Doveva arrivare prima o poi questo personaggio maledetto. Adesso vedrete perché. Non ne avevo ancora affrontato. Ho detto riesco a fare 2 ore di live senza incontrare Metera. Invece no. Invece mi tocca. Quanta delay c'è? Ah, pochissima delay. Ottimo. Sì, è vero, Demon. È un bel diversivo, secondo me è bello tenerselo nella libreria e giocarci ogni tanto. Che è quello che farò io. Perché è sempre divertente, è un bello svago. È un bello svago questo gioco, è sempre divertente rispolverarlo ogni tanto. Magari si gioca un picchiaduro principale più complesso e ogni tanto quando si vuole un po' cazzeggiare si tira fuori il gran blu e si fanno 2 partite in allegria. Tanto è difficile perdere la forma su questo gioco, è molto semplice da giocare. Quindi anche senza dedicarcisi troppo risulta godibile. Spero in una versione PC. Al momento non c'è, non so se ci sarà mai. Non ci conterei onestamente. Ah,
Preso. Se il netcode di Fighter su PS4 per me è impossibile giocarci. Qual è il problema, caro? Questo netcode è... lui è sparito completamente. Il mio avversario si è volatilizzato. Dicevo, il netcode di Fighters non è brutto, eh. È discreto. Però mi dà sempre di compitino. Cioè, perché non andare un attimino più in là e fare un netcode veramente buono? Cioè, schifo, ripeto, schifo non fa. È abbastanza gradevole. E se giochi contro una connessione buona... si gioca, cioè si gioca tranquillamente, come si gioca Tekken, come si giocava Ultra Street Fighter 4, come si gioca Dragon Ball Fighters. Secondo te il prossimo Guilty Gear sarà simile a questo? Sì, ho questa impressione. Forse un po' più complicato di questo, però. È come se questo fosse un esperimento in vista di Guilty Gear. Ah, ottimo, Ferri, abbiamo quasi fatto tutto il cast. Fantastico. Abbiamo quasi coperto tutto il cast. Sono molto contento di questa live. Penso di aver dato una buona panoramica del titolo. Sono contento. Thumbs up. Abbiamo visto tutti i personaggi, abbiamo un po' parlato del gioco. Believe in victory. Battle. 4 frame di delay, ci può stare. Non era ciò che volevo fare. Lo so. Questo personaggio pare che sia il più forte del gioco. Capito? Cioè io che posso fare lì? Mi sa che ci lascia le penne. Personaggi più forti e più deboli? Penso che i grossi siano un po' più scarsetti. Però sembrano tutti forti, sai che ti dico? Anche perché sono pochi. È stato facile bilanciare il cast per Arc System Works. Forse anche per questo il cast è molto ristretto, proprio per rendere l'esperienza abbastanza bilanciata. Ecco.
Whenever the unlovable, what wonderful loving friend. Believe in victory. Battle one. Engage. Almost. Great. Get ready, hon. Down. Battle 2. Engage. I thought you had not through. Love that move. Whenever the unloved. Oh, what wonderful loving friend. I furti, quelli belli. No, onestamente no. Io proverò lo Wayne. Sarà il prossimo che provo e probabilmente mi fermo lì. Forse Percival, ma oltre questi tre non penso di andare. Two touch, esatto. Gli sta benissimo perché usa il personaggio sgravo. Invece Fighters, pensi di tornarci? Sì. Senza ombra di dubbio. Lo facciamo Fighters. Però a fine febbraio, ovviamente, perché adesso non ha senso. Con la Season 3 lo facciamo. Portiamo Kefla e portiamo tutte le novità della Season 3. Believe in victory. Battle 1. Engage. Ancora vivo? No, io non mi muovo, te lo puoi scordare. Sei tu che devi venire da me. Perché mi dovrei esporre? Ho tutta la vita, tu non ne hai. Scusa. Ciao Igno. Esatto, bravo, bravo. Bella osservazione. Si capi- cioè, di- non è difficile capire cosa sta accadendo. Engage. Oh dear. Oh dear.
Mi sa che è un po' frustrato. Però il personaggio è questo, cioè. Puoi essere frustrato quanto vuoi, però. Tu usi il top tier. Il top tier, scusate. Io sono un personaggio che non è top tier, ma ti deruba. Cioè. Se la vi. Abbiamo altri avversari. Sì. Abbiamo lui. Facciamo un'altra partita. No, che fa? Scappa da me. Scappi. Scappi. Non scapparmi. No, non stava scappando. È capitato che si alzasse proprio quando mi stavo sedendo io. Incuto terrore. Il mio personaggio sicuramente. Percival versus la diva. Ok, una sola partita, un solo set di due partite e poi basta. Believe in victory. Battle 1. Engage. Ciao Gando. Tutto ok. No, non è che sono parole al vento. Amazon lo dice, non gli sviluppatori. Non c'è una conferma ufficiale. Temo che il mio avversario non sappia giocare benissimo. Cioè, a volte le date di Amazon sono dei placeholder. Per esempio, hanno scritto che Oli e Benji esce tipo a dicembre. Cioè, Captain Tsubasa. Il calcistico di Captain Tsubasa. Ed è, penso che sia abbastanza improbabile. Non ha molto senso farlo uscire a dicembre con l'uscita della PS2. Cioè, se ci tengono proprio a fallire, ok, però non penso abbia molto senso. Con l'uscita di PS5, non PS2, che cavolo dico. Oh my,
Va bene. Puoi dire che è uno dei migliori picchiaduro mai fatti? Allora ti dirò, a mio modesto parere, cioè non a mio modesto parere, ti dico che se Smash non avesse un netcode che fa ridere i polli letteralmente e non ci fosse il discorso dell'adattatore wifi che impedisce di fare determinate cose, sarebbe probabilmente il mio gioco principale. A livello di infrastruttura, Smash è sicuramente il più divertente tra tutti i picchiaduro che ho provato. Più divertente, più tecnico, è veramente fantastico come gioco. Se avessi un netcode decente, probabilmente ti darei ragione. Il problema è che il netcode è veramente brutto. E secondo me è il miglior gioco con il peggior netcode, capisci? Quindi controbilanciando le due cose, il gioco diventa praticamente nella media. Ma secondo me se lo vedi come party game, Smash è noioso. Se lo vedi come picchiaduro è fantastico. Io lo giocherei tantissimo. Non lo gioco soltanto perché il netcode veramente mi... come dicono gli americani, un turn off. Cioè mi fa veramente passare la voglia. Se non fosse per il netcode sarebbe veramente... sarebbe sicuramente il migliore. Però il netcode è veramente un grosso difetto. L'esperienza online è il... secondo me almeno il 70% del gioco. Sarei disposto anche ad accettare un picchiaduro non eccellente ma con un netcode da favola. È paradossale ma è così. Smash è un fantastico titolo con un netcode che lo penalizza in una maniera indescrivibile. Va bene ragazzi, io vi devo lasciare, spero vi siate divertiti. È stata una live molto piacevole per me, molto piacevole e spensierata. Credo torneremo torneremo venerdì con Street Fighter 5. Vediamo che cosa è successo al netcode, perché i server adesso sono offline. Domani dovrebbe uscire la versione aggiornata del netcode. Io la proverò per un paio di giorni, mercoledì e giovedì, e venerdì giocheremo a Street Fighter 5 e vi darò le impressioni su come va questo nuovo netcode, il che è importante perché è una sorta di consiglio per gli acquisti riguardo la Champion Edition. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Ciao ragazzi, buon lavoro e buona vita.